Ciao, io sono Claudio, vengo da San Miniato, ho 18 anni. Ciao, sono Ibrahima, ho 19 anni, vengo da Castelfranco. Sono Francesco, ho 19 anni e vengo da Bientina. Ciao, mi chiamo Arion, ho 19 anni e vengo da Santa Croce. Sono Cinzia Mastromarino, lavoro all'Aforium, mi occupo di tutoraggio, orientamento e coaching. Il progetto Meta è finanziato dalla Regione Toscana con i fondi PONEI e Garanzia Giovani. È un progetto rivolto ai ragazzi fuoriusciti dal sistema scolastico a garantire l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione. Questi ragazzi hanno un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. Nel marzo del 2015 i ragazzi dropout hanno potuto scegliere fra 4 percorsi. Nello specifico si sono iscritti al percorso di operatore delle produzioni chimiche, della durata di 2100 ore. Mi ha portato qui la mia svogliatezza nell'ambito scolastico, perché ho avuto dei problemi con dei professori e poi non avevo neanche voglia. Mia madre ha accettato questo ritiro, però qualcosa dovevo fare e ho trovato questo corso grazie all'agenzia Aforium. Imparare sui libri non mi piaceva tanto, preferivo imparare le cose vivendole. Ho cominciato a sentire amici, conoscenti e attraverso il centro per l'impiego ho scoperto questa agenzia Aforium che organizzava corsi per ragazzi che preferivano imparare le cose sul campo invece che a leggerle sui libri. In quest'anno e mezzo è stata fatta un'attività di aula e laboratorio all'interno della conceria sperimentale del Polo Tecnologico, che è partner nel nostro progetto. E i ragazzi hanno avuto modo di apprendere in modo esperienziale le fasi della lavorazione della pelle prima di poter andare in stage e applicare quanto appreso in aula. I ragazzi hanno avuto altresì modo di fare un percorso di costruzione identitaria e di un consapevole cambiamento personale. L'obiettivo generale del progetto è l'acquisizione della qualifica professionale. Obiettivo altrettanto importante è lo sviluppo di capacità e competenze trasversali grazie alle quali possono entrare consapevolmente nel mondo del lavoro. Da un anno e mezzo è cambiato tante cose, perché ora si fa più delle cose pratiche. Ciò che mi ha sorpresa è che le uscite che abbiamo fatto, di andare sulle dita a vedere come si lavora. Quando andavamo a Arezzo, a Milano, che io non l'ho mai pensato che faceva parte del corso, era una cosa straordinaria, mi è piaciuta davvero. Prima c'era solo teoria, cose di base, ma oggi pelli, chimica, questo mi piace. All'inizio abbiamo fatto una messa a livello dove le materie erano simili a quelle della scuola, però fatte in modo diverso. Dopo 3 mesi abbiamo cominciato a venire qui all'Apoteco, dove ci sono macchinari, una bella struttura dove poter imparare e provare in piccolo quello che andremo a fare poi durante lo stage. Tutto questo è possibile grazie al lavoro continuo del personale dell'agenzia, che supporta i ragazzi con percorsi individualizzati, con colloqui orientativi, la presenza costante del tutor, le attività di orientamento dove l'attenzione e l'ascolto della persona diventano un valore aggiunto che permette ai ragazzi di diventare protagonisti della propria vita. Top, no? We'll be right back.
leggere non ne volevo proprio sapere io. E tutt'oggi ho imparato molto frequentando questi corsi, non so come, ma ce l'ho fatta. Anche nella vita normale mi sono un po' più responsabilizzato. Dico la verità, ho smesso di fare le cavolate che facevo prima anche quando ero minorenne. Cerco di utilizzare il mio tempo in un modo migliore che buttarlo via non facendo niente. Sono cambiato molto perché pensavo di non riuscire in questo corso, invece andando avanti ho imparato tanto. Nel futuro spero di far bene il mio lavoro e essere uno che vale, insomma. Dopo di aver preso questa qualifica e spero di avere un lavoro, di fare una famiglia, di vivere bene e tutte quelle che aspetto. Ci puoi fare domande? Guarda che non è facile.